Consueto appuntamento del giovedì con le anticipazioni del settimanale Luce e Vita a cura della diocesi di Molfetta, Ruvo Giovinazzo, Terlizzi. Luce e Vita numero 37 di domenica 12 novembre 2017. Il giornale si apre questa settimana con l'editoriale di Don Vincenzo Marinelli sul tema scelto da Papa Francesco per la 52esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2018, il cui contenuto sarà divulgato il 24 gennaio, festa di San Francesco di Sales. Notizie false e giornalismo di pace. Nella pagina dedicata alla cultura, Don Girolamo Samarelli presenta il disco 7. Commissionato durante l'anno della Misericordia, esce in questi giorni per Digressione Music. L'opera del compositore Vittorio Pasquale si pone l'obiettivo di raccontare, attraverso una composizione di 7 tempi, in 7 minuti, di 7 minuti ciascuno per 7 strumenti, i 7 temi delle opere di misericordia corporali e spirituali. Il giornale presenta nella stessa pagina il programma della giornata dei poveri in diocesi, nelle città di Molfetta e di Terlizzi. La giornata dal tema «Non amiamo a parole ma con i fatti» sarà celebrata domenica 19 novembre, con un momento di animazione, la celebrazione eucaristica, il pranzo sociale e una conferenza. Continua il percorso tra le opere diocesane realizzate anche grazie ai fondi dell'8x1000. Questa settimana il direttore Luigi Sparapano presenta la casa Don Cosmo Azzollini presso la parrocchia Cuore Immacolato di Maria Molfetta. A pagina 4 Susanna De Candia racconta la prima edizione della corsa campestre Corri per il Bello, svoltasi lo scorso 29 ottobre presso la comunità Casa, fondata nel 1984 da Don Tonino Bello, a cui la manifestazione è stata dedicata. Nella stessa pagina l'esperienza del pellegrinaggio dei giovani della nostra diocesi a Loreto e Macerata, in concomitanza con la 91esima giornata missionaria mondiale. Si conclude la rubrica Dammi tre parole per raccontare le esperienze estive vissute dalle diverse realtà diocesane. Questa settimana le testimonianze della parrocchia Santa Maria della Stella in Terlizzi e dei gruppi adulti della parrocchia San Domenico di Molfetta. Pagina 6, dedicata alla storia della Chiesa locale, presenta nella ricerca di Diego De Ceglia la lettera autobiografica di un pastore del 600 della diocesi di Giovinazzo, Monsignor Carlo Maranta. A pagina 7, due testimonianze. Presentato di recente il libro Marta Poli, la Santa, e una nostra affezionata lettrice di 94 anni, Maria Luigia Alessandrini, ha voluto offrire la testimonianza di quando da ragazzina visitava Marterina, così come veniva chiamata la mistica molfettese. Lo scrittore napoletano Roberto Saviano ha presentato a Bari il suo ultimo libro, Il bacio feroce, in cui parla delle dinamiche che portano i ragazzi a cadere nella trappola della cultura mafiosa. Ce ne parla nell'articolo Salvatore Sparapano. In ultima pagina gli appuntamenti della diocesi. Il Centro Culturale Auditorium presenta le manifestazioni culturali programmate per il mese di novembre. Riprende anche quest'anno il percorso laboratoriale per animatori parrocchiali della comunicazione e della cultura, promosso dall'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali. Prende il via l'iniziativa Oratorio Light, itinerario di formazione per animatori di oratorio. Temi di questa sessione: cos'è l'oratorio e spiritualità dell'animatore. L'8 settembre del 1977 Monsignor Gazzia eresse canonicamente la parrocchia intitolata La Madonna della Pace. Il 26 novembre dello stesso anno si diede inizio alle attività pastorali nei locali di Via di Vagno. Si dà notizia del ricco calendario di appuntamenti predisposto per celebrare il 40° anniversario presso la struttura parrocchiale. Buona lettura a tutti!